I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Trapani, con il supporto delle stazioni di Trapani, Borgo Annunziata e Paceco, hanno tratto in arresto un ventenne del posto, già gravato da precedenti, nei cui confronti sono emersi gravi indizi di colpevolezza in merito all'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri si erano recati presso l'appartamento di edilizia popolare a Erice al fine di riconsegnarlo formalmente all'Istituto Autonomo Case Popolari a seguito dell'arresto delle due persone che avevano occupato abusivamente lo stesso. Tali arresti erano stati eseguiti il giorno prima nel corso di un'attività antidroga ad opera degli stessi carabinieri. Nella circostanza i militari hanno notato che il portone d'ingresso dell'appartamento era socchiuso e che all'interno vi era un giovane che non avrebbe avuto titolo per accedere all'immobile. Data la situazione anomala che si è verificata, i carabinieri hanno nuovamente perquisito l'appartamento, rinvenendo sul tavolo della cucina due contenitori in plastica contenenti rispettivamente 13 grammi di cocaina e 3 di crack, un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento delle dosi, mentre il giovane era in possesso della somma contante di 770 euro. Sulla base degli elementi raccolti, i carabinieri hanno arrestato il ventenne, che è stato ristretto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell'udienza di convalida, così come disposto dal sostituto procuratore di turno della Repubblica di Trapani. Il giudice per le indagini preliminari, nel convalidare l'arresto dei carabinieri condividendo gli esiti dell'attività investigativa, ha ritenuto necessario sottoporre l'uomo alla misura cautelare degli arresti domiciliari.